aggiornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: chi vivrà nella magnifica villa con piscina e campo da calcio nel cuore di Roma? Ilary o Francesco? Ecco alcuni dettagli della casa da sogno. La coppia ha annunciato la separazione e per ora sembra che prima di ufficializzare la sua storia con Noemi, Totti debba occuparti della divisione del suo impero con l'ex moglie. Stando ad alcune indiscrezioni, molti hanno ipotizzato che la conduttrice potrebbe a breve lasciare Roma per trasferirsi a Milano, città dove lavora. Altri invece credono che resterà nella città eterna, visto che il suo ex marito aveva dichiarato che nonostante la separazione, insieme avrebbero continuato a crescere insieme i loro figli. Ma se Ilary non si trasferirà, chi vivrà nella bellissima casa nel quartiere Eur? Ecco alcuni dettagli della casa dell'ex coppia Ilary Blasi e Francesco Totti. In molti credono che a restare nella lussuosissima casa con tantissime stanze sarà proprio Ilary. Pare che lei vivrà lì con i figli, mentre Francesco è in cerca di una casa non troppo distante. Alcuni dicono che a breve Francesco si trasferirà dalla sua compagna Noemi Bocchi. In ogni caso, la casa dell'ex coppia è veramente uno spettacolo, e chi resterà a viverci sarà sicuramente molto fortunato. Nella casa ci sono tantissime stanze, non solo dove accogliere gli ospiti o posizionare i tantissimi vestiti, ma c'è anche spazio per una stanza dedicata interamente ai giochi. Dalle pochissime storie che hanno pubblicato della loro casa in questi anni, possiamo affermare che la coppia ha scelto arredi moderni e di design. All'esterno non manca ovviamente la piscina e una grandissima sala da pranzo. Immancabile nella villa dell'ex calciatore giallorosso è il campo da calcio, calcetto, squash e anche il campo da paddle. Se questo già vi sembra uno sfarzo eccessivo, nella casa è presente anche una piscina interna e una sala cinema. Immancabile è la sala giochi con tantissime console, dal classico biliardo al flipper ai videogiochi, che sono talmente tanti che la stanza occupa un piano intero della casa. Oltre agli arredi costosissimi, Francesco aveva deciso di dedicare una parete della sua casa alla sua più grande passione, il calcio. In questi anni sono tantissime le maglie che Francesco ha collezionato, di solito i giocatori, soprattutto di altre squadre, sono solite scambiarsele. Se Ilary dovesse restare nella bellissima casa, forse Francesco, prima di andar via, porterà con sé tutte quelle maglie che raccontano la storia della sua carriera. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.